Ciao grandissimi, sono Indo ragazzi, sono qui oggi con questo nuovo video nella quale andremo a parlare un po' di Assassin's Creed Unity. Infatti è stato rilasciato sul canale YouTube di Assassin's Creed il nuovo trailer chiamato Assassin's Creed Unity Experience Trailer, le attività della Parigi rivoluzionaria. Prima di iniziare il video comunque volevo salutare ragazzi, uno di voi che mi ha chiesto di salutarlo ovviamente perché non dovrei non salutarlo. Ciao Giovanni Bruni e grazie mille per i tuoi commenti. Andiamo direttamente al video. Allora, ragazzi, questo video presentato ovviamente da Alex Amanzio, che è lui che diciamo è la voce ormai di tutti i trailer di Assassin's Creed Unity, nella quale ci mostra la Parigi proprio in AC Unity come una città molto dinamica. Inoltre è stata suddivisa la città di Parigi in 7 differenti distretti, dai palazzi a quelli con i bassi fondi. Ognuno con un suo stile architettonico differente, quindi sono anche facilmente distinguibili. Inoltre ha presentato anche nuove missioni secondarie, come quella Omicidi Misteriosi, che avevamo già presentato in uno dei scorsi video, ma qua ne parliamo forse più dettagliatamente. Infatti, in queste tipologie di missioni, noi saremo coinvolti in un omicidio. E avremo proprio il compito di risolverlo, raccogliendo una serie di indizi che troveremo in giro per la città oppure per l'edificio stesso. Un'altra missione è stata presentata, quella che si chiamano Le Storie di Parigi, anche qua abbiamo parlato, Paris History, hanno sostituito in questo caso i famosi contratti d'assassino, vi ricordate quelli che sono sempre stati? Come missioni sono delle missioni molto narrative con una proprio narrazione più complessa, diciamo che sono parallele alla storia, quindi queste missioni avrebbero una storia a parte. Altre missioni presentate sono state quelle della caccia al tesoro, dove andremo alla scoperta delle famose catacombe sotterranee di Parigi. Inoltre, le altre missioni di cui si è parlato sono state le missioni furto, missioni da giocare soltanto in modalità cooperativa, dove dovremo infiltrarci nelle zone più inaccessibili di Parigi per trovare un tesoro, e più saremo furtivi tutti noi assieme, più alta sarà la ricompensa. E poi c'è anche il Café Theater. Che cos'è il Café Theater? Non so bene come si pronuncia, comunque credo così. Nella quale comunque è un luogo nella quale si centrano tutte le attività di Arno, è diciamo il centro dell'attività di Arno e delle sue funzioni sociali, dove potremo gestire i nostri profili, la nostra personalizzazione del protagonista, vedere i nostri trofei e anche addestrarci. Quindi una specie di covo assassino sarà. Inoltre, piccola ultima notizia, ti ho presentato anche il trailer dello spot televisivo, però non mi sembrava il caso di fare un video anche su questo, ve lo dico soltanto a voce perché non è, niente, è un trailer abbastanza carino, molto cinematico, però cinematografico, scusate, però non introduce niente di nuovo. Io spero che vi sia piaciuto, ragazzi. Se così dovete lasciare sempre un solito mi piace, io direi che ci vediamo presto con il prossimo video. Quindi, bella raga, ciao!